Serale Amici 22, anticipazioni semifinale 6-2023, chi è stato eliminato? Niente più cambiamenti, la semifinale di Amici andrà in onda proprio questa sera. Sabato 6 maggio. E tra poche ore registreranno la puntata, che come ben sapete non è in diretta. A causa del Covid, che è tornato a fare capolino nella scuola più famosa e spiata d'Italia. La registrazione è slittata più volte, prima giovedì, poi venerdì. E ora la decisione di entrare in studio proprio di sabato. A distanza di poche ore dalla messa in onda. E l'attesa dei fan, quindi, è quasi finita. Ma la curiosità è difficile da tenere a bada, chi degli allievi rimasti in gara riuscirà ad arrivare fino alla finale di domenica 14 maggio? E cosa succederà nella puntata, nella semifinale, di questa sera? Ancora troppo presto per capire cosa succederà, come sempre le anticipazioni verranno rilasciate in anteprima sulla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito SuperGuidatv. La cosa certa, però, è che saranno tre le manche, come sempre, a decidere chi inizierà una sfida. Divertente, tra i tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Gioffre e Cristiano Malgioglio. Saranno Rudy Zerbi e Alessandra Celentano a decidere chi sfidare? Chissà, non ci resta che pazientare ancora un po' per capire cosa succederà alle tre squadre. Che ora contano due allievi ognuna. Ebbene sì, Zerbi Cele, che ogni sabato fanno divertire il pubblico con le loro performance. Possono contare sulla ballerina Isobel e il cantante Aaron, che la scorsa settimana ha battuto Cricca al ballottaggio, Lorella Cuccarini ed Emanuello possono fare affidamento su Angelina e Maddalena. Mentre Arisa e Raimondo Todaro hanno una squadra tutta al maschile e dovranno giostrarsi tra Wax, cantante, e Mattia, ballerino di latino americano. Ci sarà un solo eliminato? O il colpo di scena sarà nella doppia eliminazione? Molti non hanno dubbi e i pronostici parlano chiaro, le vincitrici del talent potrebbero essere Angelina Mango nella sezione canto a Isobel per il ballo. Sarà così? E chi arriverà fino in finale? Non ci resta che pazientare un po', tra poche ore ci saranno le anticipazioni per chi non riesce a smettere di essere curioso e aspettare le 21:30 di questa sera.